La vicenda di Castamicciola Terme ci fa venire in mente una frase importante, una frase che abbiamo sentito tutti: la storia è maestra di vita. Però di questa frase spesso noi ce ne ricordiamo quando la vicenda è all'epilogo, momento finale, mai riusciamo a capire il significato di questa frase durante il percorso. La vicenda di Castamicciola in effetti ripercorre un'altra strada, una strada già vista, già percorsa, e ci riferiamo a qualche anno fa, alla vicenda di Luigi Telese Sindaco, un sindaco che si trovò in difficoltà con la propria maggioranza e cercò di aiutarsi, di sostenere la maggioranza con Franco Scotto D'Abusco. Cosa accadde? La maggioranza restò in piedi qualche giorno, poi dopo arrivò una chiamata da Peppe Zabatta, da Giuseppe Brandi a Scotto D'Abusco e quel puntello di quella maggioranza venne meno e Luigi Telese andò a casa. Oggi noi nella vicenda di Casamicciola ritroviamo tanti esempi simili a quella storia. Però ci fa piacere un poco analizzare un poco i vari personaggi della storia di Casamicciola Terme. Ci sono tre consiglieri, Cioffi, Gianfranco Mattera e Antonio Conte, che hanno fatto un poco la storia di questi ultimi anni di Casamicciola. Prima con Giosi Ferrandino, poi gli stessi con il sindaco D'Ambrosio. Prima in maggioranza, poi hanno fatto cadere D'Ambrosio ed oggi gli stessi che cosa fanno? Prima sono in maggioranza con Arnaldo Ferrandino e poi fanno cadere lo stesso sindaco. Ma questi personaggi che sembrano protagonisti della storia di Casamicciola Terme, sono veramente loro i protagonisti? Oppure sono solamente legati a qualche filo che li comanda in base a altre esigenze? Sono stati condizionati moltissimo nel primo percorso da Giosi Ferrandino che li ha guidati ed hanno rispettato l'impegno preso ad inizio mandato. Poi dopo con D'Ambrosio inizialmente hanno rispettato l'impegno, poi dopo sono venuti meno, probabilmente condizionati da Salvatore Sirabella. Oggi li vediamo di nuovo tradire il loro mandato. Lo tradiscono, secondo molti alle spalle c'è Giosi Ferrandino, però la verità non è chi è alle spalle di questi personaggi. L'importante è che questi personaggi in effetti non decidono con la propria testa. Sono personaggi che si lasciano condizionare fortemente, ma è giusto che un paese voti dei personaggi che poi non sono i veri protagonisti delle proprie azioni, quindi non sono i veri responsabili della tenuta di una maggioranza. Questa domanda la passiamo ai cittadini. Per quanto riguarda il sindaco Arnaldo Ferrandino, va detto che innanzitutto è stato un sindaco che è stato più bravo dietro la scrivania che nel ruolo di sindaco. Pensavamo che l'amministrazione D'Ambrosio fosse stata la peggiore di tutte quelle che hanno guidato il comune di Casamicciola, ne siamo certi. Però questo sindaco ce l'aspettavamo più protagonista. Protagonista in cosa? Nella progettualità del futuro. Comune di Casamicciola, in effetti, non sappiamo quali sono i progetti messi in atto da Arnaldo Ferrandino. È stato bravissimo a sistemare i conti, però il comune, i cittadini vogliono qualcosa in più da questo sindaco. Vogliono anche un progetto per il futuro, vogliono anche un sindaco tra la gente. E in questo Arnaldo Ferrandino certamente è stato mancante. Dove è stato anche mancante Arnaldo Ferrandino? Innanzitutto lui va sbandierando ai 420 che Cioffi è stato inserito nelle liste sue solamente perché gli aveva fatto quasi compassione. Cioffi, secondo Arnaldo Ferrandino, aveva addirittura pianto pur di ottenere un posto in lista. Ma se Arnaldo non voleva Cioffi, avrebbe fatto bene a lasciarlo fuori, perché nel rapporto tra il sindaco e il consigliere, il sindaco si deve creare la squadra. Se qualcuno non è adatto, poi non si può recriminare se questo è venuto meno. Quindi questa è una grossa colpa di Arnaldo Ferrandino. Altra colpa è quella di aver permesso
ai consiglieri di opposizioni di entrare in maggioranza. I vari Stani Senese, Peppe Silvitelli, Ignazio Barbieri, farli entrare in modo ufficiale, riconoscendo addirittura il capogruppo a Ignazio Barbieri. Questo sindaco, in effetti, che già traballava, non ha dato null'altro che uno spunto ai consiglieri che lo volevano abbandonare di abbandonarlo prima. Quindi un gravissimo errore dal punto di vista politico. Sarebbe stato molto più giusto, molto più intelligente se Arnaldo Ferrandino, in una situazione di richiesta di entrata in maggioranza da parte dell'opposizione, avesse detto loro: votate quando ritenete opportuno di votare per le mie proposte, altrimenti votate contro. Alla fine di un percorso si possono decidere delle posizioni, si possono dare delle stellette. In questo momento le stellette non vanno date a nessuno. È passata appena una settimana e cosa è successo? Arnaldo Ferrandino è a casa. Qualcuno gliel'aveva detto che non sarebbe durato molto. Lui ha preferito legarsi alla poltrona, ma alla fine questi lacci hanno ceduto. Torniamo alla frase iniziale, storia maestra di vita. La storia insegna spesso, ma molto più spesso sono gli uomini che non vogliono imparare.